Bene, allora, la volta scorsa abbiamo visto come si faceva a fare un oggetto mesh con tre materiali, tipo questo. Però, se vi ricordate, questo oggetto l'avevamo fatto con tre texture distinte che avevamo messo, una per rappresentare una base, una per la parte intermedia e una per la parte alta. Ora, questa volta invece abbiamo prodotto una texture riassuntiva che si applica direttamente su un unico materiale. In questo modo si risparmia il numero di texture e si riduce il lag. Ed è una metodologia che, se vi ricordate il mio video precedente, avevo detto che era alternativa, come ve la descrivevo, ed è in alcuni casi preferibile. Quindi vediamo un po' come abbiamo fatto, no? A tirare su questo, a fare questa realizzazione con il cycle. Ok, allora andiamo sul nostro Blender e vediamo che qui abbiamo la nostra struttura, che è un unico praticamente oggetto, e questo oggetto, come vedete, l'abbiamo avvrappato su le rispettive tre UV map, avendo l'accortezza che ogni VMAP non si sovrapponga con le altre. Questo è diverso dal metodo che vi ho fatto vedere la volta scorsa. Okay? Adesso non sto a spiegare come ho fatto l'UVMAP, semplicemente l'ho fatta per la spostata. Il cubo, questo qui, ho fatto un unwrap semplicemente facendo il follow active quartz, è venuto bene. Poi ho fatto in realtà semplicemente due tagli sulla sfera e un taglio verticale, e che poi non sono stato lì ad aggiustarlo, ho fatto tutto un po' in velocità, e poi ho fatto un taglio verticale e poi un taglio su lungo il cono. Ok, ora l'altra caratteristica che notate è che noi abbiamo messo praticamente un materiale per ogni singola testurizzazione, quindi il cubo, la sfera, il cono, e poi abbiamo messo ancora un materiale unificato. Quindi, se noi deselezioniamo tutto, vediamo che il cubo è praticamente il cubo, selezioniamolo, diventa praticamente la parte appunto selezionata, poi la sfera sarà quest'altra parte e così via. Adesso non lo dà perché avevo poi segnato tutti i vertici alla fine dell'operazione, li avevo poi selezionati al materiale unificato. Quindi l'unica cosa, appunto, abbiate questa accortezza, quindi di crearvi i vostri tre materiali inizialmente, ma poi fondamentalmente di assegnarli poi tutti i vertici a un materiale finale che sarà l'unificato. Okay? Poi ogni materiale avrà la sua texture generatrice, e poi ci avrà, adesso qui l'ho rappresentato simbolicamente con questo gruppo di nodi, di un modo tra l'altro che vi spiegherò per poter riciclare dell'esperienza per fare i nodi. Cioè, se voi avete fatto tutta una fatica per generare un insieme di nodi e poi gli date un nome, in questo caso l'ho chiamato standard, e il standard praticamente facendo tab si vede il contenuto del node group, e dentro gli ho messo direttamente che prende una texture in ingresso. Questa texture la fa diventare diffusa, la mixa con un glossy e prende anche il colore e lo butta su un RGB, e che poi lo fa diventare displacement. E in più le ho aggiunto anche l'image texture che serviva per fare la texturizzazione. Okay. Così per semplicità l'ho fatta così per risparmiare tempo. Quindi, dopodiché, ho fatto il baking di tutti e quattro. Ricordiamo che anche il materiale unificato finale, quando poi lo fate, cioè se lo fate o lo fate prima senza il materiale unificato e quindi non c'è questo problema, ma se per caso aveste già aggiunto un materiale unificato, ricordatevi di mettere anche il materiale unificato la sua texture su cui verrà fatto il tutto. Quindi il trucco finale consiste semplicemente nel fare in modo tale che ogni singolo materiale abbia l'immagine libera, cioè questa qua, che corrisponda esattamente alla stessa texture. Quindi praticamente
La texture libera qua vedete che appunto è sempre la stessa immagine. Su questo devo ringraziare Rubin Maio che ha fatto diciamo questo esperimento e ha visto che funziona. Quindi facendo in questo modo il backing produce, come vedete, un'immagine, cioè il backing riduce le immagini nel modo che ci servono. A quel punto, dopo aver assegnato tutti i vertici a il materiale unificato, potete fare il solito export incollata, portarvelo su Craft in questo caso e quindi poter ottenere l'effetto voluto. E questo è un po', diciamo, il prosieguo dell'azione.